Sì, sono veramente molto contenta di questo anniversario, questi 10 anni di cooperazione in ambito scientifico e tecnologico, dove abbiamo avuto un protagonismo incredibile di tutta la comunità di innovatori, sia italiani che cinesi. E devo dire che come assessore all'internazionalizzazione, alle start-up e all'innovazione della Regione Campania, ho avuto anche il privilegio di anticipare in qualche maniera questo sguardo verso la Cina, perché la Regione Campania in realtà è dal 2007 che ha avviato questa collaborazione. All'inizio con la municipalità di Pechino e poi ovviamente questo grande programma ha avuto la sua rilevanza nazionale con il bilaterale tra il nostro ministero, tra il nostro MIUR e il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese e ha visto coinvolti ovviamente anche tutti i principali partner da Confindustria e poi altri ministeri, i più importanti centri di ricerca, le nostre università, le nostre start-up. Una comunità che per 10 anni è cresciuta, si sono sviluppati tantissimi rapporti bilaterali, tantissimi progetti, tantissimi accordi che hanno avuto ovviamente anche l'opportunità poi di concretizzarsi con progetti molto concreti. Sto pensando ad alcuni ambiti settoriali che ci sono particolarmente a cuore anche per la Regione Campania, come nel settore dell'aerospazio, nel settore dei beni culturali, nel settore dell'agri-food, nel settore delle scienze della vita. Tutti progetti che hanno permesso alla nostra impresa di crescere, di diventare più competitive e ai nostri centri di ricerca di avere uno sguardo aperto sul mondo per la Cina, che è un paese così importante che investe così tanto in ricerca e innovazione. Sicuramente questo accordo fa da apripista a nuove prospettive su questo tema così importante. One Belt One Road è di fatto una grande infrastruttura che avvicinerà queste due aree geografiche così importanti e che vede nel Mediterraneo un focus centrale. In realtà parliamo di un'area che ha sempre visto due grandi protagonisti, l'Unione Europea e gli stati dell'Africa del Nord, su cui adesso la Cina ha una presenza molto importante. L'Italia è un hub, è al centro di questo grande scenario e ovviamente Napoli e la Campania siamo al sud, siamo un po' il cuore pulsante, soprattutto in termini di cooperazione tra questi tre ambiti. E anche nella prossima edizione della WIC il tema dei trasporti, della logistica, della manifattura intelligente saranno uno dei settori su cui andremo a lavorare e tra l'altro la Campania la prossima apertura delle ZES, delle zone economiche speciali, che sono proprio delle aree per attrarre investimenti, aree limitrofe alle zone portuali e retroportuali e anche da questo punto di vista un grande hub di innovazione per la logistica digitale e che faciliti i rapporti sarà sicuramente un risultato, insomma, a cui dovremo arrivare tutti insieme. Un ultimo spunto è anche sul commercio, sul digital export, sull'e-commerce, che è stato anche oggetto di uno degli accordi importanti firmati dal Presidente Di Maio in occasione della visita del Presidente Xi Jinping e noi guardiamo con grande attenzione questo fenomeno perché le nostre potenzialità nei prodotti tipici sul made in sono ancora da esplorare verso la Cina e anche lì c'è con la sottoscrizione dell'accordo con la piattaforma Alibaba sarà sicuramente un utile strumento per le imprese italiane e quindi ovviamente anche per le imprese campane per rafforzare le opportunità di mercato su questo grande territorio che è la Cina, che appunto è sempre più orientato all'innovazione. Credo che una delle evoluzioni più interessanti di questo programma lungo il suo decennio di attività sia stato quello di focalizzare l'attenzione, soprattutto a partire dal 2014, insomma, quindi negli anni più recenti, sul ruolo delle start-up, nell'essere dei contaminatori, dei portatori di innovazione ai due ecosistemi. Quindi lo Startup Showcase, che quest'anno, insomma, ha celebrato il suo primo programma completo, è stata un'esperienza veramente interessante. Tante start-up hanno avuto la possibilità di verificare da vicino, toccare con mano, avere un soft landing nel mercato cinese e noi ovviamente siamo interessatissimi ad accogliere start-up che dalla Cina possono venire qui in Italia, in Campania, per vivere un'esperienza simile. Tante start-up anche della Campania hanno ottenuto dei grandi risultati e di questo ne siamo molto soddisfatti. In particolare poi noi come Regione Campania abbiamo siglato in occasione della visita ufficiale del Presidente Mattarella a Xi Jinping a gennaio del 2017 un importante accordo con la Municipalità di Pechino che è proprio focalizzato sullo scambio e la mobilità di start-upper, di innovatori, di ricercatori e anche di scambio di buone pratiche tra incubatori di impresa per promuovere, facilitare e supportare questo scambio che è veramente molto importante al di là dell'azienda start-up, anche dal punto di vista delle competenze dei giovani imprenditori che appunto possono approcciarsi a delle dinamiche sul mercato globale più interessanti.